Ragazzi, benvenuti su Solo Horror, o se già mi conoscete, bentornati nella vostra rubrica preferita. Come facciamo ormai periodicamente, oggi vi mostrerò alcuni video presi dal web che sono riusciti a incuriosirmi e al tempo stesso spaventarmi. Girano davvero tanti video di questo tipo su internet, ma nel 99% dei casi sono chiaramente falsi o troppo espliciti per essere veri. In questa rubrica provo a mostrarvi solo le clip che ritengo possano essere vere o che comunque trovo difficili da spiegare. Quindi, se siete pronti, diamo inizio alla visione dei video più spaventosi del web. Quando l'utente di Reddit DankyKangSGF ha pubblicato questo video, la community è rimasta letteralmente sconvolta da ciò che aveva appena visto. È stato caricato solo per cercare delle risposte, dato che le riprese fanno sorgere parecchie domande. Il video è stato registrato dal baby monitor dell'utente, che riprende il figlio di 2 anni durante una notte qualsiasi. Tutto normale, ma ad un certo punto accade qualcosa di assurdo. L'utente crede che qualcosa abbia afferrato il figlio dal piede e abbia iniziato a tirarlo verso di sé. E effettivamente possiamo notare che sembra proprio essere così. Praticamente tutte le persone che hanno visto le riprese sono d'accordo con questa supposizione. Il modo in cui si trascina rende difficile credere che si sia semplicemente svegliato e abbia fatto quei movimenti innaturali da solo. Personalmente, credo che possa esistere una spiegazione razionale, ma non riesco a trovarla. Perciò fatemi sapere cosa pensate voi di questo video. Una strana forza ha afferrato le sue gambe, oppure esiste una spiegazione più logica? Quello che sto per mostrarvi è decisamente spiegabile in migliaia di modi. Ma vederlo mi ha fatto venire i brividi, perciò non potevo tenervi all'oscuro. Viene dall'account Haunted Detective su TikTok, che afferma che questa foto venne scattata durante un'escursione insieme a tanti cani. Le uniche persone presenti erano l'uomo che si può vedere nello scatto e la persona che ha fatto la foto. Essendo in un posto sperduto, era decisamente improbabile che qualcun altro si trovasse lì, ma pare proprio che i due non fossero soli. L'avete visto? Here's the picture for you. As you can see, something behind him doesn't seem quite right. He was alone. There was no one else around other than him and the person who took this picture. Si può vedere una figura decisamente inquietante che sembra sbirciare da dietro la colonna. Potrebbe trattarsi di una donna che si trovava lì, ma il modo in cui è vestita e le circostanze rendono il tutto davvero macabro. Sentite le considerazioni della TikToker. Let's zoom in a little bit. That's crazy. Like, she's not even wearing clothes from this day and age. This is on top of a mountain. You're telling me that someone got on top of a mountain with an outfit like that from like the 1800s? No. What do you guys think? Sicuramente una figura che fa venire i brividi, umana o paranormale che sia. Voi credete che si tratti semplicemente di una persona che vagava nelle vicinanze? Oppure pensate che ci sia una spiegazione più spaventosa? Per ora, in assenza di ulteriori informazioni sullo scatto, la risposta rimane un mistero. Prima di continuare, ricordate che se avete visto o registrato qualche video che ritenete debba essere inserito in questa rubrica, potete inviarmelo alla mail che vedete sullo schermo e che trovate anche in descrizione. Detto questo, proseguiamo. A Mentor, in Ohio, molte persone hanno dichiarato di aver visto la figura spettrale di una bambina che corre ad una velocità assurda. Basta cercare su Google Mentor Ohio Running Girl per capire la rilevanza mediatica che ha avuto questo fenomeno. E c'è un motivo. Nel marzo del 2021, davanti alla scuola elementare Bellflower, venne registrato un video dalle videocamere di sorveglianza. La cosa davvero assurda è che moltissime persone hanno detto di averla vista. Insomma, non è un caso isolato.
Anzi, addirittura parecchie volanti della polizia sono state inviate per cercare questa presunta bambina. La cosa strana è che nella zona non c'erano stati nuovi avvisi di bambini scomparsi. E addirittura un agente di polizia ha dichiarato di averla vista. Nel rapporto ha scritto: "Ero sorpreso da ciò che avevo visto. La persona sembrava essere un bambino, ma stava correndo con una postura stranamente eretta e troppo velocemente per essere un bambino." L'agente ha poi dichiarato di averla seguita, ma disse che all'improvviso quest'ultima sparì nel nulla. Ovviamente quindi gli agenti hanno controllato l'intera area alla ricerca di questa bambina, ma non venne mai trovata. Una storia incredibilmente affascinante e assolutamente misteriosa. Quindi vi chiedo, credete che si tratti di una figura paranormale o semplicemente di una bambina molto veloce e brava a nascondersi? Al momento non abbiamo ulteriori aggiornamenti, perciò possiamo dire con tranquillità che si tratta di un inquietante mistero del web. Nei giorni scorsi, un video ha creato scalpore nella community inglese di internet. Pubblicato da questo account su Instagram, la clip mostra le riprese di sorveglianza di una pizzeria non ben identificata. Possiamo vedere i dipendenti che chiacchierano e lavorano, quando ad un certo punto... La rotella per la pizza vola letteralmente, colpendo in testa una ragazza. In tantissimi hanno pensato che non ci fosse altra spiegazione, se non il paranormale. E sinceramente, ragazzi, questa volta non riesco a trovare altre spiegazioni. Le reazioni delle ragazze e le circostanze sembrano genuine. Zoomando sulla rotella si può vedere chiaramente che nulla avrebbe potuto causare un movimento del genere. Voi come lo spiegate? È semplicemente spaventoso pensare che possano accadere cose simili. L'utente di Reddit, Ben Taylor, ha pubblicato un video decisamente strano. Mostra le riprese di un uomo che decide di investigare nella vecchia stazione dei treni nel Regno Unito in cui sta lavorando. Da sottoterra sembrano provenire degli strani rumori. Per questo decide di riprendere tutto in un video. Guardandolo, provate ad immaginare di essere lì al momento delle riprese. Il suono viene descritto come un lamento spettrale e si può facilmente capire il perché. It fucking seemed, mate, and it fucking stopped. Do you not hear it? Stop. Quando finalmente arriva nel luogo da cui proviene il suono, quest'ultimo cessa improvvisamente, rendendo il tutto ancora più spaventoso. Dopo essere scappato, il suono ricomincia. Do you not hear it? Stop. L'utente ha spiegato che il giorno seguente una volante di polizia ha anche investigato per cercare di capire quale fosse la fonte di quel suono, ma non trovò nessun indizio. Poi, la notte successiva, gli strani rumori tornarono. Altri lavoratori hanno dichiarato di aver sentito strani rumori in quel luogo. Qualcuno ha addirittura detto di aver visto oggetti muoversi da soli. L'unica cosa certa, in questo caso, è che si tratta di riprese decisamente spaventose. Non vorrei mai trovarmi nella situazione in cui si è trovato quell'uomo. Ma secondo voi, esiste una spiegazione logica a questo fenomeno? Qualche macchinario magari può causare rumori simili? Fatemi sapere quello che pensate.
questo, ragazzi, mi ha decisamente spaventato. Il video è stato registrato dalle videocamere di sorveglianza in questa abitazione. All'interno era presente il bambino che vedete e la persona che se ne stava occupando. Proprio prima di questa registrazione, il piccolo aveva detto a sua madre di aver incontrato un bambino e aver iniziato a giocare con lui. Ecco, guardate cosa succede. Si può chiaramente vedere una testa, probabilmente la testa di un bambino, il cui movimento fa capire che sta uscendo dalla stanza. La luce si spegne e poi di nuovo la si può vedere entrare. Che cosa stiamo guardando? Se davvero quello era l'unico bambino presente in casa, chi o che cosa è l'altra figura? Sicuramente non si tratta di un adulto. Molti bambini, come sapete, dicono di avere amici immaginari, ma la cosa è normale. Il problema è che non dovremmo vederli o poterli registrare, dovrebbero appunto essere immaginari. Ecco, forse in questo caso il suo amichetto non lo era del tutto. Ancora una volta vi chiedo di farmi sapere che cosa ne pensate. Bene ragazzi, questi erano altri 6 video che mi hanno impressionato. Se anche voi avete trovato spaventoso qualcuno di questi, fatemelo sapere. Adesso io vi ringrazio infinitamente per essere stati qui e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.